forma tale da poter agganciare la spalla. Se spingessero su, lì, sopra il gluteo, lì, vedete che scivola e quindi non abbiamo una forma di spinta adeguata e corretta. Bene, sui piedi. Poi per finire questo pacchetto di mischia mancano le tre tarzelline, il numero 6, 7 e 8, che sono i polmoni della squadra. Sono coloro che lavorano sia dentro il pacchetto di mischia sia a sostegno delle mie arretrate, che forse non è l'argomento di oggi, altrimenti ci troveremo tanto. E sono Lanz, Lanz Persico, Talotti, tiratevi così facciamo vedere la legatura. Chicco numero 8. Allora, date giù le seconde. Preparate intanto 8 persone, eh? Le terze linee si dovranno legare alla seconda linea, vedete tutti un po', vedete qua la maglia legata per lo sgretto, e sempre sotto il glutero e il filone. Vai? Tutte e due le terze linee. Bene. La terza centro. Dovrò prendere i pantaloni al comando dell'arbitro, che adesso vi dirò, dovranno alzare il sedere su, bene, e poi spingere a contatto il pacchetto di mischia con un tempo che adesso vi dirò. Ora avete visto che adesso prepariamo la mischia, quando dirò mischia preparate la mischia. Ora avete visto che adesso siamo qua in 2-3 minuti, è difficile spiegare queste cose. Però questo lavoro noi durante la settimana lo facciamo nelle 2, le 3, le 4 ore, perché è importantissima la coordinazione, la respirazione, perché vedete che adesso è il momento di un comando dell'arbitro, tutti dovranno inspirare e poi espirare nel momento del contatto, per buttare tutta la loro potenza, perché sono circa quasi 10 quintali in 8, e quindi dovranno buttare la loro aggressività, la loro potenza al nostro avversario, per poter poi conquistare il pallone. Non preoccupatevi, dopo lo facciamo l'altro. Allora, quando è che si forma una mischia? Vi ho spiegato le regole, la mischia si forma quando c'è un passaggio in avanti. Quando c'è un passaggio in avanti. Quando passaggio in avanti, l'arbitro mischia quella squadra che non ha commesso il fallo. Questo è molto importante. Ogni volta che un giocatore passa avanti è mischia, quindi l'arbitro ferma il gioco, chiamerà la mischia, quindi facciamolo in questo senso, mischia, se guardiamo di là. Ora subito arriveranno prime linee che si legano bene, la seconda linea che si lega bene, guardate come si lega la seconda linea qua davanti, tiratevi, guardate bene, perché due ragazze dopo dovranno legarsi così. Anche gli arbitri, che è molto importante. Quindi, passi, allora,
Al basso su, Bassi! Tocco! Pausa! Contatto! E tutti? E tutta una spinta avanti. Ok, 8 volontari ci sono. Dai, porca! Sono già c'è paura. Ingaggio, giù, la testa giù.